stamani abbiamo avuto un incontro con il sindaco per dirimere questa situazione che è un pochino spinosa, che ci sono due versioni contrastanti. Il sindaco ci ha dato un suggerimento che è stato sposato e condiviso da tutti noi rettori, cioè quello di demandare tutti gli incartamenti alla magistratura e attenerci a ciò che ci dirà la magistratura. E credo che da parte di tutti sarà accettata con la massima serenità e tranquillità. Sarà dunque la magistratura della giostra a decidere se Baby Doll, il cavallo di Elia Cicerchia, per ora escluso dall'elenco di quelli accreditati per la questione di età, ossia aver superato da qualche mesi 20 anni, potrà correre la prossima giostra. Su Baby Doll sono state effettuate le visite e Baby Doll è risultata idonea sotto l'aspetto fisico a correre giostra, sicché Baby Doll è idonea a correre giostra. Il problema di Baby Doll era soltanto dovuto all'età anagrafica. L'età anagrafica che ci sono due versioni. Il professor Spadari dice che il cavallo ha più di 20 anni, basta che abbia 20 anni e un giorno, mentre in tutto il mondo dell'equitazione gli anni dei cavalli si contano a millesimo ad anno solare, sicché per noi Baby Doll ha 20 anni fino al 31/12/2017. Una volta scavallato il 2017 Baby Doll entra nel 21° anno di vita e non è più idonea. Però siccome il protocollo tutela il benessere del cavallo, quello che abbiamo noi nella giostra del Saracino, dice che vengono ammessi alle visite tutti i cavalli che hanno meno di 4 anni e non più di 20. Questo sarebbe il primo passaggio per poi accedere alle visite. Siccome Baby Doll poi è stata sottoposta alle visite, è conclamato che l'età anagrafica della Baby Doll è stata accettata.